Con Alison Tour l'associazione sta portando avanti un viaggio attraverso il Mezzogiorno. Lei ritiene che stiano adottando non solo con il PNRR le misure giuste per ridurre il gap esistente tra nord e sud del paese? Probabilmente è già un inizio, perché il sud Italia è pieno di risorse. Un tempo eravamo anche la parte più importante del paese, almeno nel 1861. È già un inizio, quindi da questo inizio sicuramente può basarsi la crescita del paese intero, perché il gap attuale del meridione permette una crescita maggiore rispetto a quello del nord Italia, quindi sicuramente il PNR è un grande aiuto verso la crescita del sud, verso anche una maggiore presenza dell'Italia a livello europeo e mondiale. E lei ritiene che Napoli ed in generale il Mezzogiorno possa avere un ruolo nell'economia del Mediterraneo grazie anche agli investimenti che saranno fatti in particolare negli scali marittimi del sud? Sono fondamentali lo scalo di Napoli e lo scalo di Salerno, come quello di Gioia Tauro, Palermo, Catania. Sono porti importantissimi per le autostrade del mare, per il collegamento del meridione, dell'industria per esempio automobilistica verso gli Stati Uniti d'America e non solo. Attraverso Salerno la Grimaldi trasporta centinaia di migliaia di trailer, di camion, ma anche centinaia di migliaia di autovetture, così come da Gioia Tauro. Il meridione e i porti del meridione sono estremamente importanti per la crescita del paese e sono estremamente importanti per l'industria tutta del meridione italiano.